Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vorrei presentarvi una mia personale teoria che potrebbe, e sottolineo il potrebbe, spiegare come faccia Shanks a spostarsi così velocemente nel mondo di One Piece. Ma, per farlo, mi avvarrò della conoscenza di un'altra opera di fantasia sui pirati, ovvero I Pirati dei Caraibi, andando a prendere un riferimento che secondo me potrebbe piacervi. Come bene è noto, infatti, il Rosso è uno dei personaggi più misteriosi dell'opera di Oda, e nonostante lo conosciamo dal primo capitolo, in questi 24 anni di lui abbiamo saputo poco e nulla, complice anche la bravura dell'autore nel sapere alimentare molto bene i misteri che crea. Mentre infatti di lui sappiamo che uno dei quattro imperatori ha un conto in sospeso con Teach, è stato il figlioccio di Roger e ora il patrigno di Luffy, alcune cose di questo personaggio ci sono ancora oscure e, tra queste, sicuramente abbiamo il capire come mai sia andato a Marie Jo a parlare con gli assi di saggezza, e soprattutto di chi, e come abbia fatto a muoversi così velocemente, in meno di un giorno, dal Nuovo Mondo, dove tra l'altro aveva iniziato ad ingaggiare battaglia contro Kaido, un altro imperatore, fino a Marineford, luogo della sanguinosa battaglia tra Marina e Pirati di Barba Bianca. Ed è proprio su questo mistero, quindi, che vorrei soffermarmi oggi, dato che secondo me sarebbe molto interessante approfondirlo, scoprendo così, o tentando di scoprire, uno dei poteri o una delle abilità dell'imperatore. Bene, prima di iniziare però vi ricordo come sempre che potete iscrivervi al canale e recuperare anche gli altri video che trovate, soprattutto di questa rubrica TOP, ovvero Teorie One Piece, che potrebbero sicuramente interessarvi, come per esempio il video della serie Top Power Libre sugli imperatori, così da sapere anche la mia personale classifica, oltre ovviamente a lasciare un commento qui sotto e seguirmi anche su Instagram e TikTok, e visionare magari anche la sezione abbonamenti attivi sul canale. Bene, detto questo, direi che possiamo iniziare ad addentrarci nei meandri di una storia affascinante, che interseca film d'animazione, pirati, One Piece e i poteri mistici delle leggende marinanesche. Pronti? Iniziamo allora. Prima di iniziare a parlare del Rosso, è opportuno svelare quale sia questo riferimento di cui vi parlavo prima in relazione ai Pirati dei Caraibi, una serie di film prodotti dalla Disney che dai primi anni 2000 in poi ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, raccontandoci le gesta e le avventure spericolate di Jack Sparrow, pirata da strapazzo sui generis, che però riesce sempre a cavarsela grazie alla sua sagacia e astuzia, oltre che un pizzico di fortuna. Ma un giorno ci farò una serie di video su questi film spettacolari ai quali sono molto legato, se li vorrete. Ebbene, proprio in due di questi film, per la precisione gli ultimi, appare un'arma molto interessante che potrebbe aiutarci in questa nostra teoria. Sto parlando ovviamente della famosa spada di Tritone, dotata di poteri magici e forgiata dal figlio di Poseidone, re del mare, insieme al tridente, che per esempio ritroviamo anche in La Sirenetta, film anch'esso della Disney, che racconta le gesta della figlia di Tritone, ma dove possiamo anche ammirare ovviamente il potere di tale arma magica. Secondo la leggenda, tale spada sarebbe capace di animare le navi, facendo sì che navighino da sole e a vele spiegate, oltre al fatto che anche le cime e sartiame vengono dotate di vita propria, permettendo quindi a chi brandisce la spada di imprigionare i propri nemici, legandoli e disarmandoli. Nel quarto film della serie, tale arma è posseduta da Edward Teach in persona, il quale vuole ottenere la fonte della giovinezza per sfuggire alla morte. Vi ricorda forse una certa cosa che tutti cercano dentro One Piece? Ebbene sì, il One Piece stesso. La storia poi si infittisce con la presenza di altri personaggi e alla fine del film l'arma viene ottenuta da Hector Barbossa, il quale, dopo aver sconfitto Barba Nera, nel quinto film la utilizza spesso anche contro Salazar. Bene, già da questa prima analisi è possibile intuire quindi la mia teoria. Infatti, sono convinto che Shanks riesca a muoversi così rapidamente da una parte all'altra del globo proprio grazie alla sua spada, o a una delle sue spade, tenendo conto che lo stesso Oda ne ha disegnate diverse per questo personaggio, che quindi consentirebbe al Rosso di animare la propria nave e farla muovere talmente velocemente, anche in assenza di vento, da spingerla ben oltre la velocità normale di navigazione, arrivando a destinazione quindi con un anticipo molto largo. Attenzione però, so bene che Oda ci ha detto che la spada di Shanks si chiama Griffon, il che ovviamente rimanderebbe più all'animale alato con la testa di leone, simbolo tra l'altro dell'imperatore, ovvero quindi il re dell'aria, piuttosto che un qualcosa di legato al mare, ma, appunto, Oda stesso ci ha mostrato varie spade, quindi ipotizzo che mentre Griffon Shanks magari possa utilizzarla per volare, il che spiegherebbe per esempio come abbia fatto a raggiungere Marie Joa, che si trova in altezza senza essere visto, è probabile che questa spada di Tritone la possegga e la utilizzi solo sulla nave, per appunto animarla e permetterle di muoversi più velocemente del normale.
Inoltre, come detto prima, nei film dei pirati la spada è brandita da Barba Nera, e volendo fare un parallelismo con One Piece sappiamo bene quanto Teach significhi per Shanks, dato che entrambi sono accomunati da un destino comune. E Teach stesso ha inferto una tripla ferita al Rosso, quasi come se fosse un tridente, altra arma di Tritone, quindi sarebbe interessante se a possedere la spada, almeno in One Piece, fosse appunto l'altra faccia della medaglia di Marshall. Difatti, mentre Shanks sappiamo che è il figlioccio di Roger, è probabile teorizzare un medesimo parallelismo tra Teach e Xebec, quantomeno negli ideali, e questa cosa arricchirebbe sicuramente il background di tutti e due i personaggi, oltre a rappresentare un'ottima ed ennesima citazione del maestro Oda a tutto ciò che ci circonda a livello popolare, tra cui, appunto, una serie di film incentrati sui pirati. Ma ora rispondiamo all'ultima domanda. Come sarebbe venuto in possesso Shanks di tale spada? Ebbene, quel che sto per dirvi potrebbe scioccarvi, dato che anche qui Oda ci ha dato tecnicamente una risposta già secca sulla cosa, ma penso che tale spada di Tritone, ora posseduta da Shanks, non sia altro che la Ace, la spada leggendaria di Gold D. Roger, il quale avrebbe soprannominato Ace, e quindi Asso, una spada donatagli magari da Poseidon stessa o da Nettuno, sapendo il legame che Roger aveva anche con Fisherman Island, oltre al legame affettivo che aveva col nome di Ace, tanto da chiamare così anche suo figlio. Di conseguenza, Roger non avrebbe fatto altro che dare un secondo nome a una spada che di fatto non ne aveva uno iniziale, se non Spada di Tritone, un nome generico o per meglio dire un soprannome. E la stessa cosa potrebbe addirittura essere successa con la Griffon di Shanks, se vogliamo invece accreditare l'ipotesi che l'imperatore possegga una sola spada, ma alla quale anche lui ha attribuito appunto un altro nome, legato più all'aria che all'acqua. Infine, ipotizzo potesse essere di Roger proprio perché, soprattutto nel capitolo 0, abbiamo visto come Roger avesse sfruttato un uragano per sfuggire in una battaglia cruenta ed essere l'unica nave illesa a scampare al nubifragio. Infatti, se mentre per la tempesta non sono sicuro possa centrare lo zampino di Roger, per l'essere riuscito invece a fuggire a grandissima velocità con la sua Oro Jackson, sono convinto l'abbia fatto grazie alla spada che possedeva, spada che ora è in mano a Shanks, ma che secondo il film dei Pirati dei Caraibi, da cui nasce la leggenda, sarebbe posseduta invece da Teach, nemico sicuramente di Ruffy, Shanks e ovviamente lo stesso Roger, almeno negli ideali. Infine, secondo la leggenda di origine fenicia, e sappiamo quanto Shanks rimandi ai fenici, basta pensare alla sua nave o anche al vestiario quando si incontrò appunto con Ace, nome del figlio di Roger, ma anche della spada di quest'ultimo, Tritone possedeva un corno che, suonandolo, era capace di calmare le tempeste e annunciare l'arrivo del dio del mare Poseidone. E visto che Roger invece vinse la battaglia contro Shiki, leone dorato, proprio grazie all'arrivo di una tempesta, sarebbe interessante se ci fosse un parallelismo anche qui con la spada di Tritone, la Ace e la Tritone stesso della leggenda. Insomma, anche per quanto riguarda la spada di Shanks, non si tratterebbe altro che di una storia di tramandarsela di mano in mano, un po' come il cappello di paglia. Bene ragazzi, la teoria, abbastanza breve, finisce qui. Fatemi sapere se i parallelismi che ho colto con i film d'animazione Disney vi sono piaciuti e se secondo voi sia possibile che tale spada fosse stata posseduta prima da Roger e ora da Shanks. Io come sempre vi ringrazio della visione e vi invito a recuperare anche gli altri video che trovate sul canale, oltre a consigliarvi i film dei Pirati dei Caraibi, qualora ve ne foste persi qualcuno. Noi ci vediamo alla prossima e fate i bravi, e viva Shanks, un grande personaggio di cui un giorno farò anche un video analisi. Ma non è questo il giorno. Ciao!